La questione energetica contro il rialzo del prezzo del gas. Si muovono Europa e governo, i partiti cercano l'intesa sulle misure da mettere in campo. Il Papa all'Aquila per la perdonanza, incontra le famiglie delle vittime del sisma, poi apre la Porta Santa, la pace si costruisce con il perdono. Ucraina, ancora raid intorno alla centrale nucleare di Zaporizhia, pronta la missione dell'AIEA, un team di esperti tra cui un italiano. Domenica di fine agosto da bollino rosso, tanti rientrano verso le città, ma c'è anche chi parte ora per le vacanze. A 25 anni dall'incidente stradale nel tunnel dell'Alma a Parigi, il ricordo di Lady Di è più forte che mai. Questa sera speciale TG1, il ritratto della principessa del popolo. Il Papa all'Aquila apre la porta della perdonanza nella Basilica di Colle Maggio, primo pontefice da 728 anni. Siete segno di speranza nella ricostruzione umana e sociale. Il record del prezzo del gas al centro della campagna elettorale, pressing dei partiti sul governo per misure urgenti a favore di famiglie e imprese, attesa per la riapertura dei mercati domani. Ancora sbarchi in Sicilia, oltre 1600 migranti ammassati nell'hotspot di Lampedusa che potrebbe ospitarne poco più di 300. Situazione che resta critica anche a Pantelleria. Ancora grave il giovane colpito da un fulmine sul Gran Sasso, resta l'allarme maltempo, giornata di rientri. Sul traffico la situazione in diretta con i nostri inviati. Dopo due anni di pausa per la pandemia, Jesolo torna al live show con la partecipazione di 500.000 persone, lo spettacolo e le emozioni delle frecce tricolori. C'è anche nel blu dipinto di blu, canzone diventata un simbolo dell'Italia nel mondo, tra i brani citati nel libro di Bob Dylan in uscita a novembre, lanciata da Modugno nel 1958, interpretata negli anni dai più grandi artisti. Governo al lavoro sul dossier energia, il nodo delle risorse. Letta, servono interventi tempestivi, li sosterremo. Sini, armistizio, sarà strage di aziende, Calenda, incontriamoci. Unione Europea pronta a sospendere l'accordo con la Russia. Per il Financial Times, provento adottato già la prossima settimana dai ministri degli esteri dei 27. Della IEA, Zaporizhia, colpiti edifici a 100 metri dai reattori, anche un italiano nel team che visiterà la centrale. Sulla guerra del grano, l'inchiesta di Presa Diretta domani su Rai 3. Papa Francesco all'Aquila apre la Porta Santa per la festa della perdonanza, chiede impegno per la ricostruzione post terremoto, poi saluta i detenuti nelle carceri, troppe vittime. Ancora in rianimazione Simone, colpito da un fulmine durante un'escursione sul Gran Sasso, raggiunto da una scarica che ha provocato l'arresto cardiaco. Cosa fare per non essere colpiti? I consigli dell'esperto. Ritorno sulla Luna, conto alla rovescia per Artemis 1, prima missione senza equipaggio, il lancio domani alle 14.33, il più grande razzo mai costruito, attesa in tutto il mondo, preoccupa il meteo. Un armistizio tra i partiti impegnati in campagna elettorale per evitare una strage di aziende e studiare insieme misure sulle caro bollette. È la proposta della Lega con Salvini che indica una via. Diamo pieno mandato al governo per un tetto degli aumenti al 4%, ma servono dai 20 ai 40 miliardi. Draghi è contrario allo scostamento di bilancio e prende tempo. Non sono previste misure imminenti, fanno sapere da Palazzo Chigi, e siamo in carica solo per gli affari correnti. Dalle luci a LED alle docce di 3 minuti fino all'accortezza in cucina, dall'Enea e le vademecum per contenere i costi in casa, consigliati riscaldamenti giù di 2 gradi, piatti freddi per evitare la cottura al forno e lavatrice a pieno carico. Se possibile scegliere le fasce orarie più economiche e non lasciare dispositivi ed elettrodomestici in stand-by, accorgimenti che potrebbero far risparmiare fino a 180 euro all'anno a famiglia.
Non vorrei che da qui al 25 settembre qualcuno si svegliasse male e pensasse di cambiare in tribunale l'esito del voto. Dal palco della kermesse di Affari Italiani in Puglia, Matteo Salvini proietta sulle urne l'ombra di una giustizia ad orologeria. Il segretario del Carroccio torna anche sul nodo premiership e rapporti nel centrodestra, ambisco ancora ad avere l'onore e l'onere di guidare il paese. Meno vincoli e procedure più snelle, Silvio Berlusconi rilancia la riforma della burocrazia per far tornare a correre l'Italia. È indispensabile perché se ricominci a fare impresa, a investire e cercare occupazione, spiega il presidente Azzurro, che dice basta alle lungaggini delle autorizzazioni preventive, basterà mandare una raccomandata al comune o alle altre istituzioni interessate per partire subito con i lavori. E proprio a causa dei cavilli della macchina statale, un raccordo stradale diventa mortale. Lungo i 27 chilometri della Ivrea Santhià non esiste un guardrail che separi le carreggiate, divise solo da una striscia in terra battuta. L'assenza di barriere è dovuta a ostacoli e concessioni scadute che dal 2015 rimandano la messa in sicurezza dell'arteria e gli incidenti continuano. L'ultimo, poche settimane fa, ha costato la vita a un'intera famiglia. I venti di guerra civile in Libia provocano una nuova maxi ondata di sbarchi nel Mediterraneo. A Lampedusa 50 approdi in 36 ore, con 1.500 persone a fronte di una capienza massima di 350, l'hotspot dell'isola è vicino al collasso. Emergenza anche in Puglia e Sardegna, a Trieste, crocevia della rotta balcanica, dormitori al completo. In tilt il sistema dei trasferimenti dei profughi gestito dal Viminale. Buonasera e buona domenica a tutti. Vediamo subito insieme i fatti di oggi in prima pagina. Partenze scaglionate ma ugualmente traffico intenso verso le grandi città con la fine delle vacanze per 22 milioni di italiani. Un rientro difficile con prezzi alle stelle per il caro energia e l'annunciata stangata di settembre. Dalle bollette agli alimentari, dalla benzina al caro scuola. Stimati in 10-15 miliardi gli aiuti necessari per famiglie e imprese, ma fonti del governo fanno sapere che non ci sono misure imminenti previste per la prossima settimana. Tra le ipotesi, cassa integrazione gratuita e potenziamento del credito d'imposta, bollette a rate e vendita di pacchetti gas ed elettricità a prezzi calmierati, gli accorgimenti per risparmiare. Salvini invoca un armistizio per affrontare i costi energetici. Subito un consiglio dei ministri pieni poteri a Draghi. Gli fa eco Calenda. Vediamoci domani. Berlusconi, agire subito e sterilizzare gli aumenti. Letta, tetto alle bollette, distinguere tra fonti fossili e rinnovabili. 5 Stelle, Verdi e Sinistra Italiana, tassare gli extra profitti delle imprese energetiche. Giorgia Meloni, i prezzi sono una priorità e ribadisce anche la necessità del blocco navale per frenare l'immigrazione. Non si ferma l'ondata di sbarchi sulle coste italiane. Sicilia sotto pressione. A Lampedusa arrivate oltre 1.000 persone in un giorno. Hotspot di nuovo in emergenza, 4 volte oltre la capienza massima. In 24 ore 350 approdati a Pantelleria e sbarchi anche in Salento e Sardegna. Storica visita del Papa all'Aquila, che nella festa della perdonanza apre la porta santa della Basilica di Colle Maggio e incontra i familiari delle vittime del terremoto del 2009. La rinascita è un dono. Per la ricostruzione, dice, servono collaborazione e un impegno lungimirante. Prova di forza di Verstappen nel Gran Premio del Belgio. Il campione del mondo in carica trionfa dopo essere partito 14esimo per la sostituzione del motore. La doppietta Red Bull completata dal secondo posto di Perez. Sul podio anche la Ferrari di Sainz. Sesto Leclerc dopo una penalità. Eccesso di velocità ai box. Il caro bollette al centro del confronto politico, un tetto del 4% agli aumenti, la proposta di Salvini che invita i partiti a un armistizio per studiare insieme soluzioni senza fermare la campagna elettorale come chiesto da Calenda. Incontriamoci domani, replica il leader di Azione. Letta chiede al governo misure tempestive, puntano al recupero degli extra profitti 5 Stelle, sterilizzare subito i rincari con ristori e crediti d'imposta alla linea di Berlusconi.
Scuola e Covid, le istruzioni per l'uso nel documento del Ministero dell'Istruzione agli istituti. Nell'anno scolastico al via, gli alunni positivi non seguiranno le lezioni in DAD. La didattica a distanza cessa infatti con la fine dell'emergenza sanitaria. Allentate tutte le misure di sicurezza, restano alcune raccomandazioni. Il ricambio frequente dell'aria, mani igienizzate e sanificazione degli ambienti. Dopo l'ergastolo per il brutale omicidio di Willy, un'altra condanna per i fratelli Bianchi. 4 anni e mezzo per spaccio ed estorsione. L'inchiesta riguarda un giro di droga ai Castelli Romani con intimidazioni e pestaggi per riscuotere i debiti. Si chiama Artemis 1, la prima fase della missione spaziale con cui la NASA riporterà l'uomo sulla Luna. Domani il lancio del razzo su cui è integrata la navicella Orion, che viaggerà senza equipaggio. Un test in vista dell'allunaggio del 2025 che getterà le basi per un futuro approdo su Marte. Regno Unito in ansia per la salute della regina Elisabetta, le condizioni sono delicate. Preoccupazione per i problemi di mobilità, la sovrana potrebbe nominare il nuovo premier direttamente dalla residenza scozzese di Balmoral, dove il figlio Carlo va a trovarla tutti i giorni. L'Aquila omaggia il gelato con una settimana dedicata al dolce estivo per eccellenza. 7 giorni di assaggi con gli ingredienti simbolo della tradizione locale. E in occasione della visita pastorale per la perdonanza ha offerto un gusto ispirato alla terra natale di Papa Francesco. Gianni Morandi consacra il tormentone social al Jova Beach Party di Castel Volturno, stupisce tutti cantando Povero Gabbiano, la canzone del neomelodico Gianni Celeste. Un brano nato 34 anni fa è diventato virale in rete, sul palco con l'Eterno Ragazzo e Jovanotti, anche I Neri per Caso. L'incubo del caro bollette spinge i partiti al confronto. Dopo Calenda anche Salvini chiede un armistizio su luce e gas, senza bloccare però la campagna elettorale, per affrontare l'emergenza, dice. Il segretario del PD Enrico Letta annuncia pieno sostegno alle iniziative del governo, mentre la Meloni torna a puntare sul tema immigrazione, promettendo il blocco navale in caso di vittoria. L'Unione Europea è pronta a chiudere le frontiere ai russi. Secondo quanto riporta il Financial Times, Bruxelles starebbe per sospendere l'accordo con Mosca sui visti, impedendo così l'ingresso, o almeno rendendolo più difficile, non solo agli oligarchi, ma anche ai cittadini russi. In Ucraina intanto resta l'allarme per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. La IEA riferisce di bombe che hanno colpito edifici a soli 100 metri dai reattori, ma la radioattività sarebbe ancora nella norma. 2 giorni di violenti scontri lasciano sul terreno oltre 30 morti in Libia, dove continuano a contrapporsi le milizie del governo di Tripoli, voluto dall'ONU, e quello del Reis di Tobruk. L'assalto alla capitale per ora non è riuscito, ma la tensione nel paese nordafricano resta altissima. La scuola ripartirà lasciandosi alle spalle quasi del tutto l'emergenza Covid. Le mascherine saranno obbligatorie solo per i fragili, mentre la DAD viene archiviata anche per gli studenti positivi. Non ci sarà controllo della temperatura all'ingresso e si potrà andare in classe anche con il raffreddore, ma in quel caso indossando la mascherina. Prova di forza di Verstappen nel Gran Premio del Belgio. Il pilota della Red Bull, partito dalla 7ª fila per il gioco delle penalizzazioni, si impone comunque e vince. Dietro di lui il compagno di scuderia Perez, 3ª la Ferrari di Sainz, solo 6º Leclerc. Per la rossa si spengono i sogni di rimonta del mondiale.